Sono nati a Barcola, tra i refoli di Bora, sulla barca di papà Dario. Sono diventati due campioni, ma da 11 anni ormai non regatavano più insieme. È stata la telefonata di mamma Licia a riavvicinarli poche settimane fa ed il trionfo, la 48esima barcolana, a farli riabbracciare. La storia di una famiglia, con acqua salata al posto del sangue nelle vene, che diventa il simbolo di questa coppa d'autunno. E pensare che in partenza, tra i 1758 scafi, un piccolo inconveniente rischiava di precludere la vittoria alla loro Alfa Romeo. Quella sacca rimasta incastrata sul Gennaker, un'appoggiata per recuperarla, e la nuova Maxi Iena che li passa sullo sfondo, andando a prendersi la testa in prima boa con 100 metri di vantaggio. 15 nodi d'aria con punte di 18 a fare da propulsore di emozioni, quelle degli intricatissimi passaggi in boa di tutte le altre, da Adriatic Europa del sempreverde Duchampou a Pendragon degli altri fratelli triestini in regata, Marco e Lorenzo Bodini, alla fine ottimi terzi seguiti da Alberto Bolzan su Seven, senza dimenticare il Barba Pelaschier al timone di Ancilla Domini. Dietro le piccole provavano l'ebbrezza di manovre mai viste nel passato recente e questa volta niente calicetti a bordo e merenda giudiziosamente rimandati in banchina. In testa andava in scena la rimonta di giornata, quella griffata Benussi. Furia al timone, Gabriele alla tattica, più di 400 metri di margine rifilati nel terzo lato allo scafo sloveno. Una tattica azzeccata nel scegliere la rotta e, diciamolo, uno scafo che con la bora va come un razzo. Iena invece è stata riconcepita per scivolare via con le brezze. Ecco perché la manovra di Cosmina prima del passaggio a Miramare suona già come un onore delle armi ai trionfatori. Alfa Romeo vola al traguardo, sfruttando pure un rinforzo di bora sotto barcola. Sembra quasi che papà Dario, quello che insegnava «tegni sempre i filetti paralleli» ai due futuri skipper, li spinga con un soffio fino al traguardo. Storie di mare e di uomini, storie di famiglie e passioni, storie che solo la barcolana può raccontare così.